fine 2003 avevamo venduto la Unieuro, 4 soldi in tasca e una grande voglia di tornare a fare impresa, voglia di tornare al mercato primordiale, quello della mia famiglia, il cibo, di narrarlo in una certa maniera. 2004 ricomincia l'analisi, 2 anni, 3 di analisi, 2007 primo punto vendita, 26 gennaio per la precisione a Torino, e ora dopo 7 anni, sembra un'eternità, siamo l'unico marchio di retail food globale. Il cibo è il prodotto più importante dell'umanità, l'unico che mettiamo dentro il nostro corpo ed è poco conosciuto dagli umani, che strano. Quando mi chiedono qual è l'idea originale di Italy, io dico Italy nasce per narrare una mela. Un grande luogo dove succede l'integrazione tra il mangiare, il comprare e lo studiare. C'è un luogo dove posso mangiare ciò che posso comprare, dove posso comprare ciò che posso mangiare e soprattutto dove posso studiare come realizzarlo a casa. Occorre fare l'esatto contrario di quello che ci hanno insegnato le scuole di marketing. Cioè bisogna pensare locale, agire globale, non viceversa. Perché? Perché l'Italia è campione della biodiversità. Occorre studiare bene il nostro paese, pensare locale, imparare la nostra biodiversità, ma poi alzare il selderino dalla sedia e andare nel mondo a venderla. Il futuro è meraviglioso perché il più rimane da fare. Quello che dovrà fare Italy sempre più nel futuro è mettere insieme le bellezze del nostro paese. Di usare il cibo come un prodotto civetta per poter attrarre più gente possibile e fargli venire voglia d'Italia. Che il nostro paese si salverà solo se noi riusciremo a raddoppiare il numero di turisti e a raddoppiare le esportazioni. Essere imprenditore sempre, ma comunque in questo momento nel nostro paese di più, significa creare dei posti di lavoro e nuova ricchezza per tutti.